Saltiamo il binario. Ok, siamo arrivati a Roma Termini e si va in hotel. Si va in hotel, anche perché sono 11 e mezza, abbastanza tardi. Comunque dietro di noi la gente è armata, vabbè, ci sta. Allora, siamo abbastanza sfatti, comunque io prima di uscire di casa ho fatto una foto chiedendovi di fare domande, così questo video qua diventa un fuck. Domani mattina con un po' più di lucidità iniziamo a rispondere e vi diciamo giustamente anche cosa ci facciamo qua a Roma, in questa stanza d'albergo, cosa stiamo combinando. Che è probabilmente l'unica cosa che vedremo di Roma, visto quanto siamo lontani dal resto della città. Sì, infatti, non siamo qua a Roma per divertirci, per fare il ponte romantico dell'otto, purtroppo. Quindi... Si fa il ponte romantico, Otto, che c'entra? Siamo io e te, non vuoi fare il ponte romantico? Va bene, va bene. Ci vediamo domani mattina. È durissimo questo letto. Allora, eccoci qui, buongiorno a tutti. Dunque, stiamo per andare via, abbiamo già fatto colazione, ci siamo docciati, siamo belli pronti. Però prima di uscire... Profumiamo, sentite anche voi che profumiamo. Però prima di uscire volevamo intanto sistemare, prepararci. Quindi iniziamo a sistemare e nel frattempo rispondiamo alle domande. Da quando siamo insieme, come ci siamo conosciuti? Allora, 2007, siamo insieme dal 2007, quindi questa è la risposta. Fatevi voi i calcoli perché così noi dobbiamo rifare questo video ogni anno. E ci siamo conosciuti alle superiori, perché gli ultimi anni delle superiori eravamo in classe insieme. Continuo io in campo tecnico mentre Martina finisce. Come faccio a fare le riprese come le vostre? Allora, è una domanda un po' vaga, però in molti ce la fate. Se parlate delle riprese belle smooth con la steady, dovete avere la steady. Se invece magari qualche color particolare, appunto, dovete un attimo impratichirvi con la colorazione del video. È l'apps, esatto. Ci fate molte domande tecniche. La cosa ci piace perché abbiamo in mente di fare dei video tecnici, appunto dei tutorial, su come realizziamo i video. Quindi... video tutorial sui timelapse, su magari come migliorare le riprese video senza dover spendere miliardi in attrezzatura costosa, perché in realtà non serve se sapete bene usare quella che già avete. Questo, quindi arriveranno dei video tecnici, speriamo vi piacciono. E adesso magari noi iniziamo a uscire e rispondiamo a tutte quelle che ci avete fatto nei commenti su Facebook e Instagram. Però nel frattempo usciamo. Via Arangio Ruiz. Grazie. Grazie mille. Buona giornata. Va bene, rispondiamo un'altra domanda prima di capire cosa dobbiamo fare. Micmus94, cosa farete per Natale e Capodanno? Allora, Natale in famiglia di solito. Sì, la vigilia da lei, Natale da me. Capodanno, io è una festa che odio, dico davvero, la odio. Quindi boh. Perché si spendono sempre un sacco di soldi per fare delle cose che poi sono... Quindi probabilmente quest'anno faremo qualcosa che ci piace davvero, ovvero saremo in pigiama a casa a guardare YouTube. A guardare YouTube, tipo la trilogia del Signore degli Anelli. Sì. Comunque sì. Niente di che. Voi invece cosa farete a Capodanno? Fateci sapere. Magari ci viene qualche idea carina. Va bene. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Fammi chiamare la tipa. Ok, allora Martina l'hanno già spedita al trucco, quindi vado avanti io con qualche domanda e poi mi sostituirà lei. Faber Guitarist, siete mai stati in un posto e aver pensato, cavolo, qua potrei anche viverci e far crescere i miei figli? Allora, caro Faber, il discorso sui figli è un po' complicato perché non abbiamo progetti di fare figli, di avere figli, quindi no,
Però qui potrei viverci viaggiando lungo il lago per l'Australia, vedendo molte città. Diciamo che Brisbane ci è sembrata proprio una bella città dove poter vivere, perché comunque è un po' metropoli, un po' molto rilassata, quindi diciamo che Brisbane è una bella città dove poter vivere. Ci abbiamo passato un paio di mesi e ci è piaciuta molto. Elisa Ferrucci, come vi siete organizzati per sospendere l'università, lavoro, vita per un anno e andare in Australia? Tornare a casa e riprendere tutto è stato difficile dopo? È stato molto difficile, più che altro perché in Australia dopo tutto quel tempo in giro ci eravamo abituati che tutti i giorni dovevamo spostarci per vedere cose nuove, per fare nuove esperienze, e tornare a casa tutti i giorni a casa, diciamo che è stato un po' difficile, è difficile ancora adesso, soprattutto perché stiamo pubblicando queste 100 cose da fare in Australia e tutte le volte vogliamo, oh che bello, vorremmo tornare, vorremmo rivedere, vorremmo riviaggiare, quindi è molto difficile. Però come ci siamo organizzati per lasciare la nostra vita italiana? Niente, semplicemente noi l'università l'abbiamo finita a febbraio, siamo partiti ad ottobre dello stesso anno e praticamente, vabbè, nel mio caso io lavoravo con mio papà, quindi eravamo già d'accordo che io lavoravo solo per 6 mesi e poi saremmo andati in Australia, mentre per Martina lei ha lavorato in uno studio di architettura, siamo laureati in architettura. Ecco, un'altra domanda che ci fate di solito tra l'altro è: cosa avete studiato? Abbiamo fatto l'istituto d'arte e poi architettura, siamo laureati al triennio al Politecnico. Comunque niente, lei lavorava in uno studio e ci siamo, anche lei si è accordata col fatto, io vengo qui però ad ottobre vado in Australia. E quindi era già tutto, diciamo, tutti già sapevano, non abbiamo dovuto licenziarci, non abbiamo dovuto abbandonare cose. È stato tutto programmato molto bene. Poi, Gabriarci94, cosa pensate del viaggiare anche in questo periodo con l'ISIS e tutto quello che sta succedendo? Allora Gabri, non è un problema, ovviamente non devi andartela a cercare, quindi non andare in Siria, non andare in Iraq, si cerca di evitare i posti un po' di quella zona lì, un po' pericolosi. È un peccato, quello sì, è un peccato quello che sta succedendo, però alla fine è più forte di tutti noi, quindi bisogna stare un po' quello che sta succedendo e prendere le cose come vengono, purtroppo. È un po' una risposta del cavolo, però non so cos'altro dire, scusami. Poi, come siete conosciuti? Allora, Paul RNR, viaggio in compagnia in una meta turistica gettonata oppure viaggio da soli in luoghi nascosti e particolari? Paul, che domande fai? Ovviamente viaggio da soli in luoghi nascosti e particolari tutta la vita, però ogni tanto ci sono anche viaggi in compagnia, insomma, giusto per divertirci, insomma, fare cose. Ok, rispondo a questa perché è interessante. Stefano Cirulli, quando siete in giro preferite godervi il posto o farci video? È molto difficile perché noi ovviamente cerchiamo sempre, nonostante facciamo i video, di goderci un po' il posto. Però tipo in Andalusia, che siamo state solo 2 settimane, abbiamo fatto tutto quel giro della Madonna, è stato molto difficile goderci i posti. In Australia ce li siamo goduti molto di più. Però diciamo che cerchiamo sempre di farci video, perché appunto il nostro spirito è quello di condividere con voi le nostre esperienze. Il nostro goderci il posto a volte è anche cercare di rappresentarlo al meglio per voi. Quindi talvolta le cose combaciano. Però diciamo che è molto difficile. Federico Poggiali, mettetemi in questo fac e salutatemi. Ciao! Diteci 3 mete che vorreste visitare entro gennaio 2016 e in ogni meta portatevi uno youtuber della casta. Quali scegliete? Ok, entro gennaio 2016, quindi abbiamo tipo solo 2 settimane. Laponia, a salutare Babbo Natale con Nicolò, perché lui c'è già stato, quindi ci può fare da guida. Christmas Island, perché la migrazione dei granchi rossi dovrebbe venire entro fine anno, quindi sì, vorremmo andarci. Chi porteremmo? Mario, perché ha i granchi rossi e lui è rosso di capelli, non lo so. E una terza meta, non lo so, ve lo dice dopo Martina, così io mi libero di questo peso. Dove andiamo prima di fine anno? Non lo so, il fatto è che... Andiamo in Giappone con Serena. Andiamo in Giappone con Serena, ci piacerebbe ma non lo faremo. però ci piacerebbe. Ci piacerebbe. Va bene, è andata. Marto Pic, qual è il paese più romantico in cui siete stati? Non esistono so. Paesi romantici? Non lo so, io non credo che sia il paese in sé ad essere romantico, quanto l'esperienza, le persone con cui ci vai. Cioè tu puoi andare nel paese più romantico del mondo con, che ne so, tua nonna, che non è poi così romantico. Sì, dicono che Parigi sia la città dell'amore o Venezia. Però appunto dipende come tu vivi il viaggio. Sì, infatti. Cioè anche Quarto Giaro può essere romantico. Sì. Se tu sei innamorato di una tipa a Quarto Giaro e uscite insieme i parchetti, infatti, può essere un viaggio romantico. Andare ai parchetti di Quarto Giaro.
Faremo un video su andare i pacchetti di quarto jet. Cosa vi piacerebbe ricevere per Natale? Ciao Benedetta, sei proprio tu. Benedetta, la ragazza che ci ha salutato ad Expo. Se sei ricca, compraci un drone. Sì, diciamo che per Natale... Allora, il regalo che ci faremo da soli sarà la 7S2. Cosa ci piacerebbe ricevere? La pace nel mondo. Così possiamo viaggiare anche in Siria. Giusto? Sì. In realtà sì, sembra una cosa molto... Invece è una cosa egoistica, perché così possiamo andare dove ci pare senza rischiare bombe. Siamo delle persone malvagie. Reini Helena, quanti e quali stati avete visitato? Allora, questa domanda abbiamo risposto nel video Wanderlust Travel Tag. Sì. Quindi andate, sì, andate a rivedervi quello, che rispondiamo anche ad altre domande relative ai viaggi. Più Y o meno H, questo è Anthony, il ragazzo che è venuto con noi in Egitto. Qual è la cosa più strana che avete mangiato in viaggio? Io vado con una cosa che non abbiamo fatto vedere nei video in realtà. Vado con i blu currawong. Ce li ha fatti vedere una ragazza aborigena quando siamo andati allo Chapukai Cultural Center. E però non ce li ha fatti assaggiare, ci ha detto che erano commestibili, bla 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 bla, e col seme si faceva la collana. Noi poi durante una passeggiata, era la Mossman Gorge, abbiamo trovato questi blu currawong e ne abbiamo raccolti un po', con un po' di paura perché non dovete farvi vedere dai casuari mentre raccogliete questi frutti, perché sennò vi ammazzano, perché è roba loro. È il loro frutto preferito. Li abbiamo dato una sciacquata e li abbiamo mangiati e fanno... Cioè sono tipo strasciutti, la sì, bocca vi diventa... Vi allappa tutta. Però, è stato strano. Sì, è stato strano, anche perché proprio l'abbiamo raccolto dalla foresta. E l'abbiamo mangiato e poi con i semi ci abbiamo fatto davvero le collane. Giacomo Hawkman, ciao Jack. Il profumo più particolare che vi ha colpito in uno dei vostri viaggi? Ad esempio lui si ricorda alcune sedine di Bangkok. Profumo più particolare, difficile questa. Questa è difficile, sì. Ok, la so, non è tanto, diciamo, esotico, però mi ha colpito molto, è il profumo. Dicevo che il profumo più particolare, non particolare ma più buono che mi ricordo, è... il profumo dell'orzo tostato che mi fanno annusare appunto nella fabbrica della Guinness, perché è proprio il profumo sì di bruciacchiato, però poi subito dopo vi fanno annusare la Guinness e vi spiegano, cioè voi risentite lo stesso odore nella birra finita che avete sentito prima nell'orzo, quindi è veramente una bella esperienza. Tu hai qualche altra scelta? Mi ricordo più suoni, cose del genere, che odori, sinceramente. Julian Stond, Giuliano, andate a Roma e non ci dite niente, maledetti. Ciao allora, Sabri! Ciao a tutte e due. Noi sì, siamo nella città eterna, ma non ce la godremo perché appunto siamo qui solo in giornata, perché stiamo per organizzare la partecipazione al Mondo Insieme. Praticamente sono le prove generali. Sì, sì, sono le prove. Tra l'altro la puntata, vi anticipiamo, sarà in onda il 27. Sì, giusto, sì. Venremo a registrare poi il 27, la puntata dicembre definitiva. E appunto, oggi siamo qui ma soltanto per fare dei colloqui, per fare delle prove. Per far vedere, per organizzare i video che mostreranno spezzoni chiaramente dei nostri video. Esatto. E quindi stiamo organizzando tutte queste cose. E appunto vi diciamo dal titolo del video come volete fare per partecipare al Mondo Insieme. Praticamente abbiamo mandato una mail a gennaio e ci hanno ricontattato a dicembre dicendo va bene, vi inseriamo nella puntata del 27, quindi venite perché vi dobbiamo fare questo colloquio per vedere se siete in grado di parlare. E questo, quindi questa volta siamo venuti a Roma, toccate fuga per tutti quelli che ci hanno chiesto tra l'altro se era possibile fare un incontro, ci dispiace ma è stato veramente in giornata. E non si potrà neanche il 27, ve lo diremo adesso, perché no, esatto, anche lì sarà toccate fuga. Ci comprano i biglietti del treno, siamo obbligati a aspettare queste date. Va bene, quindi facciamo così, dato che questo video è durato tantissimo, vogliamo capire quanti arrivano fino in fondo, quindi chi è arrivato fino a qui ci deve scrivere nei commenti Timone e Pumba sono meglio di Flander e Sebastian. Flander. Quindi scrivetecelo e grazie ancora, ci vediamo al prossimo video.